Radiosa Music è la radio versatile che puoi ascoltare e guardare come vuoi. In radio, in TV, sul web e social. Promuovi la tua attività con Radiosa Music. Chiama il numero 0835 19 71 282 o invia una mail a marketing@radioradiosa.it. Radiosa Music. Scegliela come vuoi. Cabriolet Panorama The Colors e questo gin tonic pieno di colori, grazie anche a te Sara, grazie. Grazie a te, grazie a voi. Hai preso i complimenti di Michele Uva, che voglio dire sono tanta roba. Grazie. Ha un talismano questa trasmissione, perché tu devi sapere che nella nuova edizione di Gin Tonic io ho ospitato una grandissima artista, che è Anna Crispino, che a proposito di colori, di solarità, è indubbiamente la voce del sole di Napoli. E Anna Crispino ce l'abbiamo qui. Ci giri il telefonino in orizzontale che ti vediamo tutta. Così, no? Nell'altro senso. Ho sblocca... Io col telefono sono sblocca... un macello. Aspetta. Vabbè. Va bene così, non ti preoccupare. Allora, Anna Crispino. Ciao Anna. Buonasera. Ciao, bentrovati. Grazie. È sempre bella la nostra Anna, non c'è niente da fare. Sì. Eh? Come va? Come stai? Come state? Noi stiamo bene. Oggi ho, per fare gli onori di casa, mi sono fatto accompagnare dalla nostra Sara Petrassi, che è la nostra esperta nella rubrica Un amico a quattro zampe. Ah, bene, il mi tuo, sei in buona compagnia. Il tuo rapporto con gli animali? Guarda, io li amo, però non ho animali in casa, ma per una questione anche di spazio, penso che gli animali debbano avere uno spazio anche bello grande, un giardino, per... cioè non ce li ho, però ho sempre avuto i cani, anche da piccola, insomma. Ecco, gli è animali... un amico fedele il cane, sì. Hai parlato, hai detto la parola, mi hai rubato di bocca la parola che stavo per usare. Tu hai parlato di amicizia, c'è stata una grande amicizia con un grande nome della musica che è Franco Battiato. Assolutamente sì, un incontro speciale, veramente un dono, io dico, che la vita mi ha fatto, perché è stato un incontro molto vero e che mi ha arricchito moltissimo, soprattutto sul piano spirituale. E adesso io, guarda un po' che cosa ti faccio sentire. Che favola questa, Sara, eh? Eh sì, una poesia. E poi ti faccio ascoltare la cover proprio di Anna, che è bellissima, che noi abbiamo già fatto ascoltare ai nostri amici di Gin Tonic nel primo collegamento che ci ha portato fortuna fino ad ora. Anna, eccoci. Eh? Che emozione sentire Franco, mamma mia. Allora, che sta preparando la nostra Anna Crispino per questa estate? Sì, quest'estate siamo a Monopoli, iniziamo da Monopoli con un omaggio a Carlo e ricorderemo sicuramente anche Franco. E lo spettacolo si chiama Storia di un amor, dove si racconta l'incontro mio e di Carlo, si ricorda l'uomo, l'artista e tutti i suoi 70 anni di carriera, insomma, che Carlo ha rappresentato dal neorealismo ad oggi, attraverso video, letture e musica. Quindi ci sarà un attore che leggerà, i musicisti, qualche ospite nella magnifica Monopoli al Sudestival, il direttore del festival Michele Suma, che ci ha ospitato, che è stato una persona speciale anche lui. E quindi speriamo bene che sia un inizio di una ripartenza. C'è una bellissima storia d'amore, cara Sara, tra Anna e Carlo. È una bellissima storia d'amore che li ha condotti fino proprio agli ultimi giorni di Carlo. Stiamo vedendo le immagini che racconteranno in questo spettacolo quello che è stata la vita non solo artistica del tuo Carlo.
Sì, assolutamente. E diciamo, io mi emoziona sempre parlare di Carlo, ancora sta qui con me, diciamo. È difficile anche fare lo spettacolo senza di lui. Però se lo merita di essere ricordato, perché ha dato tantissimo al cinema. Ecco, io immagino i tuoi occhi che brillano, ma se tu vedessi quelli di Sara in questo momento, stanno luccicando. Ti lascio Anna per qualche minuto, Sara, se vuoi chiedere qualcosa. Beh, io credo che l'amore sia una sublimazione, in questo caso è una sublimazione nella sublimazione, perché avete condiviso anche l'amore per l'arte, che è una grandissima forma di espressione proprio del profondo, e quindi facevo questa riflessione e credo che la grande arte, così come il grande amore, siano eterni. E quindi ecco, i miei occhi luccicavano perché la mia mente vagava in questa riflessione che desidero condividere con lei e sapere, insomma, avere un suo contributo, visto che lo ha vissuto e lo ha incarnato, questo che io sto immaginando. Sì, ti ringrazio, assolutamente sì, l'arte, nessuno muore, attraverso l'arte veramente le persone continuano a vivere, e sicuramente per me condividere l'esperienza con Carlo artistica, ma anche quando sono stata sui set con lui, cioè io stavamo sempre insieme, 24 ore su 24 negli ultimi anni soprattutto. Per me è stato sicuramente un arricchimento su più livelli, veramente sono grata dell'incontro che la vita mi ha fatto fare, sia di Carlo che di Franco, e quindi assolutamente. E vorrei dirti, dimmi Anna. Dire una cosa, abbiamo attraversato questo momento col Covid, che è stato un anno veramente difficile, e in quest'anno questo spettacolo inizierà senza una persona che faceva parte dello spettacolo, che era Pietro Manetta, che leggeva all'interno di questo spettacolo, che purtroppo è morto per il Covid, ed era giovane ed era un amico, un fratello che ha condiviso tanto con noi, e ci tenevo a ricordarlo, insomma, perché purtroppo quest'anno veramente è stato un anno difficile, e veramente vogliamo che rinizi e che ci sia meno sofferenza in giro, insomma, perché ce n'è stata abbastanza. Ecco, speriamo che, come dico io, che questo Covid si levi definitivamente dalle scatole, ecco, voglio usare questo francesismo, perché non ne abbiamo davvero più. Per tutti, sì. Che sia una ripartenza per tutti. Ecco, prima con chi ti ha preceduto, che è un grande nome dello sport, Michele Uva, così come Gaetano Campione, che è una grande firma dello sport, abbiamo parlato di felicità dovuta alla vittoria dell'Italia e del suo europeo. Certo. Come hai festeggiato? Guarda, è stata bellissima. No, ho festeggiato cantando. Io posso solo usare la musica, il mio canale è la musica, veramente. No, è stato bello, una bella. Ci voleva una qualcosa che univa gli animi, e anche sempre, se ci dobbiamo ricordare, le dovute accortenze nella manifestazione, nel non, diciamo, tenere sempre, magari stare sempre attenti, questo sì, però ci voleva questa vittoria proprio per dare una gioia, una speranza alle persone, perché siamo stati troppo reclusi, troppo compressi, dico io, no? Quindi ci voleva questa manifestazione gioiosa per tutti, che ci ha un po' unito in tutte le parti. Ecco, quindi, io ho fatto una cosa prima dei calci di rigore. Ho ascoltato un tuo brano che sta andando in sottofondo. Bravo. E che, e che paura, che adesso ce lo ascoltiamo. Eh sì, guarda, meno paure dobbiamo avere, infatti. Non ti cerca, ecco mille pensieri.
gente rata porti chi scorre senza pietà. A chi luceva il sole d'onestà, povero amore, prega mi chiama, mentre io te prego e non mi abbandona. Non te voglio e mi mette paura, che so che lucente si sta. Paura, ce l'abbiamo qui in diretta, ecco, via i Skype. I miei straordinari, Sergio Colicchio che cura tutti gli arrangiamenti, ormai coppia di fatto. Erano bellissime queste immagini e vederti così, ascoltare il brano mentre andava in diretta. E sai, guarda, c'era Carlo in queste registrazioni, certo, questi sono certo. sempre ricordi, Vito, e certo. quindi così. È sempre un tuffo al cuore questa, no? Cara Sara, la nostra Anna è il talismano di questa puntata, come ho già detto all'inizio, ed è, meno male. Ed è l'ospite che ha fatto più presenze nel nostro Gin Tonic, perché ne ha fatte tre in un anno, come Nerio Poggi, che è un altro grande arrangiatore e che firma le musiche di Papik, anche lui ha tre presenze nel nostro Gin Tonic. Anna, io ti ringrazio. Io ringrazio te, veramente, sei sempre gentile e per te sempre a disposizione, lo noi sai, siamo a tua mi fa molto piacere. Noi siamo a tua completissima disposizione. Non ringrazio Sara. Scenderai. Grazie, grazie per le emozioni che ci ha regalato, ci ha fatto vibrare non solo con il meraviglioso timbro della sua voce, ma proprio con la sua essenza. Grazie, grazie, gentilissima. E spero di vedervi a Monopoli. Sì, che verremo. Con Sara, immenso piacere. Sara, poi tra l'altro è di casa lì a Monopoli. Ah, perfetto, allora. Sì. Vi aspetto. Grazie. Vi aspetto. Grazie Anna, un grazie bacio. Grazie a te, grazie a voi. Buona serata, un abbraccio grazie. Forte. Grazie. Ciao. Carissima.